Spesso in natura arriva l'uomo a combinare guai, soprattutto in materia ambientale. Che la plastica sia un vero flagello dei nostri mari è ormai appurato e che la responsabilità di tutto questo inquinamento sia esclusivamente dei cattivi comportamenti delle persone è una verità inoppugnabile. Spiaggia libera della Sassonia di Fano, zona Viale Ruggeri, amatissima e frequentatissima da affezionatissimi camperisti che vantano frequentazioni decennali, è stata pulita e tirata a lucido dal comune proprio per dare un bel biglietto da visita ai suoi frequentatori e complici, una bella sequenza di bidoni per rifiuti e un po' di senso civico delle persone, che la differenza rispetto al passato è evidente. Beh, rispetto agli altri anni sicuramente migliorata. Ecco. E questo è un bene, insomma, anche perché plastiche eccetera così sono, ce ne sono di meno decisamente, insomma. Decisamente. Venite da Forlì, siamo affezionati qui a Fano, bel posto, si sta bene, si mangia bene, quindi insomma vedere anche pulizia, tutto sistemato bene è sicuramente una buona cosa. Purtroppo, come sempre avviene, il mare però restituisce, dicevamo, ciò che l'uomo sciaguratamente gli butta. Sacchetti di plastica, bottiglie vuote, polistirolo, magari scaricate da un natante proprio di passaggio, come sembra essere avvenuto in questo fine settimana. All'improvviso dal mare arrivano ogni sorta di schifezze galleggianti ed allora i virtuosi ed ecologisti camperisti presenti hanno preso e pulito personalmente ciò che i loro pari molto probabilmente avevano scaricato in mare. È venuta dal mare all'improvviso in una mezz'ora aveva riempito tutta la spiaggia e noi gentilmente ci siamo messi giù a raccattarla. E quindi è giusto che, visto che voi ne usufruite della spiaggia, la tenete anche sì, in buona condizione. Sì, perché c'era adesso meno, ma c'è stato dei momenti che la mattina se proprio si faceva dalla sua su tutte le bottiglie della notte si portavano via. Però insomma un minimo di decoro sulla vita ci vuole. Una bella lezione su come trattare e lasciare i posti che frequentiamo. Prati, parchi, spiagge che ci regalano piacevoli sensazioni e che anche altri dopo di noi hanno il diritto di trovare in ordine esattamente come le abbiamo trovate noi, proprio come dovremmo fare con il salotto di casa nostra. Come trovate la pulizia della spiaggia? Vi soddisfa? Quest'anno va bene, molto pulita, a parte qualcosa. Beh, vabbè. Però qualche, molto pulito. Qualcuno che lascia qualche ricordo. Qualcuno che lascia perché manca un po' di senso di educazione civica da parte di tutti. Però in generale. In generale siamo molto soddisfatti. Ecco, signora diceva la spiaggia. La Sassonia numero uno in assoluto.